Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella gena. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena sentito l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli. Li prepara per la loro missione. Dice a loro di stare bene attenti. Guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Quando parlava del regno di Dio e quando faceva l'esempio del granello di senape, fa esempio anche del lievito, perché un po' di lievito fa il pane. E qui parla del lievito dei farisei. Questo riguarda il riporto della persona che insegna. E il lievito dei farisei è l'ipocrisia. Ricordiamo che cosa Gesù ha detto sull'ipocrisia dei farisei e degli scribi e chiede ai suoi discepoli di essere aperti alla verità. Poi fa attenzione che cosa aspetta loro nel futuro. In un piccolo gruppo di persone li prepara, li insegna e verrà il giorno che dovranno testimoniare di essere i suoi discepoli, non solo con le parole, ma anche con le loro vite e con le loro opere. Dice a loro che cosa li aspetta nel futuro, non li aspetta la gloria, il paradiso sulla terra, ma saranno perseguitati, incompresi e molti daranno la propria vita. Fa attenzione ai discepoli di non aver paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Oltre alla vita umana c'è un valore più grande, valore della dignità del Figlio di Dio, la vita dell'anima e del cuore, nell'eternità un giorno con il Signore. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo aver paura di due realtà che possono distruggere la nostra eternità, la nostra unione con Dio. Da una parte è il peccato, una vita staccata da Dio, e dall'altra parte, nella nostra libertà, dobbiamo essere coscienti di essere passeggeri e tutti dobbiamo fermarsi davanti al giudizio di Dio. Dobbiamo avere timore del Padre Celeste e dobbiamo rispondere alla sua chiamata d'amore. Il lievito, cos'è questo? Perché si parla di questo? Quando guardiamo la vita di un santo e la vita di un peccato, si dice che nessuno è diventato santo subito. Nessuno è diventato un peccatore grande subito. Le cose piccole nella vita preparano la via della santità o la vita della perdizione. Nella vita degli apostoli possiamo vedere che in quei 3 anni loro si preparavano
erano provati, hanno vissuto la paura, hanno rinnegato il Signore. Ma quando hanno ricevuto la forza dello Spirito Santo, lo Spirito dell'amore di Dio, hanno potuto testimoniare. Ha testimoniato il primo diacono Stefano, il primo apostolo martire Giacomo, Pietro, che nella paura ha rinnegato il Signore, poi ha testimoniato con, come martire, morto sulla croce come il Signore. I cristiani hanno riempito le arene, i prigioni. Erano i sacrifici d'amore, uccisi in vari modi, sulla croce, macinati dalle belve, eccetera. Con la loro sofferenza hanno testimoniato di essere discepoli di Cristo. Loro sangue, loro lacrime hanno dato un seme nuovo, seme di una fede nuova, dei discepoli di Cristo nella storia della Chiesa. E quando la Chiesa diventa libera e diventa l'unica religione nell'impero romano, ci sono testimoni che hanno testimoniato di essere discepoli di Cristo rispetto a un amore cristiano tiepido dell'epoca. Si ritirano dal mondo, entrano nel deserto e nella vita solitaria e santa sono esortazione agli altri per testimoniare nel proprio tempo di essere discepoli di Cristo. Nella storia abbiamo avuto tante persone conosciute e non conosciute che erano discepoli di Cristo, San Francesco d'Assisi, Ignazio da Loyola, Thomas More. Tutti loro hanno mostrato la fedeltà a Cristo e alla Chiesa cattolica. Nel mondo intero oggi possiamo sentire parlare dei testimoni della fede. 21 cristiani copti non hanno rinunciato alla loro fede in Cristo. E abbiamo potuto vedere nei mass media come sono stati decapitati, ma morivano con il nome di Gesù Cristo sulle labbra. Sono martiri. Katolički tisak sa svoje strane donosi povremeno vijest o tolikim drugim kršćanima. I mass media cristiani ci fanno vedere anche tante altre testimonianze. Ci fanno vedere le testimonianze dei cristiani nella Chiesa. Sai Bibi, la cattolica del Pakistan, è un anno in prigione. È stata accusata che ha offeso Islam. E nessuno la protegge. I messaggi brevi che lei dà sono messaggi di preghiera del suo perdono per i suoi persecutori. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanti testimoni che sono esempi. Esempi per noi. 6 luglio ogni anno gli italiani si ricordano della loro vergine martire Maria Goretti, nata nel 1890 vicino Ancona in una famiglia di 5 figli. Ha avuto una crescita religiosa, è rimasta senza papà 10 anni e la madre era obbligata a lavorare mentre lei prendeva cura dei fratelli e sorelle. A 12 anni ha fatto la prima comunione. E anche se era bambina, nel corpo sembrava ragazza e ha attirato attenzione di un suo vicino, un ragazzo Alessandro. Evita le sue offerte peccaminose e un giorno diventa la vittima sua, proteggendo la sua verginità. È stata colpita con 14 colpi di coltello. E muore perdonando il suo assassino. Nel 1950 il Papa l'ha canonizzata. Nella canonizzazione c'era sua madre, ma anche l'assassino che dopo si è convertito.
Il popolo dei croati anche ha la sua vergine e martire. È una ragazza che nel Settecento ha dato la sua vita proteggendo la propria dignità, la purezza dell'anima e del corpo. Domandiamoci una cosa. Tutti noi per mezzo del battesimo siamo diventati figli di Dio, abbiamo ricevuto quella veste bianca e il sacerdote ha detto la parola Giovanni, Marco, Maria, sei diventato creatura nuova e ti sei vestito di Cristo. Questa veste bianca sia per te il segno di questa dignità. Portala pura nella vita eterna. Questa ragazza croata, Maria Goretti italiana e tante conosciute no, hanno protetto la purezza dell'anima e del corpo. Ragazzo e ragazza cristiana, quanto vale la purezza della tua anima e del tuo corpo? L'hai già venduto, deriso o calpesti questa purezza? Non apprezzando quello che sei, non apprezzando la tua dignità. Italiani sono orgogliosi per la loro santa madre, Giovanni Veretti Moli, decimo figlio, figlia tra 13 figli nella famiglia Veretti. A 6 anni ha fatto la prima comunione e tutte le mattine con la mamma, come altri figli, andava a messa, e quando è rimasta senza madre e padre ha finito le scuole, è diventata la dottoressa, si dona come una ragazza cattolica agli ammalati che serviva, tanti curava gratuitamente. Dal suo salario comprava le medicine ai poveri e come medico andava tutte le mattine a messa e la comunione e chiedeva al Signore il segno quale sarebbe stata la sua missione. Poi Dio, tramite suo padre spirituale, le ha fatto vedere che la sua via è la via del matrimonio. Incontra un ragazzo, Pietro, devoto, e si sposa con lui nel 1955. Era incinta del quarto figlio, si era scoperta durante la gravidanza, aveva il cancro dell'utero. C'erano 3 possibilità di salvare la sua vita, estrarre l'utero e il bambino, e la seconda possibilità è estrarre tumore il bambino, e la terza possibilità era estrarre tumore ma lasciare il bambino, ma minacciando la propria vita, e lei ha fatto questa scelta. Ha messo al mondo questa bambina e le hanno dato il nome Giovanna Emanuela. Venerdì Santo la sua situazione è peggiorata ed è morta il giorno di Pasqua. Si è trasferita nella casa del padre. Chi ha dato la forza a questa donna, madre, a 40 anni di non ribellarsi? Io sono ancora giovane, ho 40 anni, Dio perdona, ma non è forse meglio che io salvi la mia vita e poi sarò ancora la madre o dall'altra parte? La mia vita vale come la vita di questo bambino, oppure questo è solo un embrio e null'altro? No, tra la sua vita e la vita della sua figlia ha detto ai medici: fate di tutto per salvare la vita della mia bambina e non la mia. Che cosa ha dato la forza a questa donna? Una Maria Goretti, a una ragazza croata, a Giovanna Veretti, a tante conosciute e non conosciute. Che cosa ha dato la forza? Il lievito seminato nelle loro anime dal momento in cui sono diventati figli di Dio, lievito dell'amore di Cristo, l'Eucaristia, i Santi Sacramenti, la preghiera, la fede ricevuta nella famiglia, la santità e la dignità della vita umana e la coscienza
io sono il figlio di Dio e nella casa del Padre mio c'è posto per me e il Signore mi ha chiamato di vivere la mia missione. Cari fratelli e sorelle, la domanda questa sera a me e a te è: in che cosa il mondo può riconoscere che io e tu siamo discepoli di Cristo? Perché qualcuno può vedere che una ragazza è veramente una ragazza cristiana o un ragazzo cristiano che apprezza la purezza, la dignità, l'onestà? Come si può riconoscere che uno è un padre cristiano, una madre cristiana che protegge il focolare familiare, la santità del matrimonio, per non elencare altri valori ai quali ci invita a vivere il Signore stesso? Ci sono tali persone? Sì, ci sono. Grazie a Dio ci sono ragazzi e ragazze che ancora proteggono la loro purezza, la loro castità, nonostante il fatto che sono derisi, cercano di vivere in modo cristiano la loro giovinezza, rispettano la propria dignità e cercano le anime simili con le quali potranno creare una famiglia. E purtroppo abbiamo tanti giovani che non mostrano di essere discepoli di Cristo. Non lo mostrano nemmeno per il modo in cui si vestono, in cui si comportano, ma abbiamo tanti padri e madri che o ci accettano il dono della vita quando il Signore gli dà e gioiscono a ogni dono della vita. Abbiamo ancora le famiglie che sono radunate attorno alla tavola, pregano il rosario, dicono l'angelo. Dicono l'Angelus non solo nel mese di maggio e ottobre, ma tutte le sere. E io conosco tali famiglie. Cristo ci invita in questo nostro tempo, dove viviamo, dove il Signore ci ha seminati, con le cose piccole, gesti piccoli, opere piccole, di predicare con la vita e di testimoniare di essere discepoli di Cristo. Questo non deve essere fatto in modo fanatico. Può essere sorriso, opera buona, esortazione, consiglio. Il Signore trova la via tramite i piccoli e semplici per entrare nei cuori di coloro che si sono allontanati da Lui. Cari fratelli e sorelle, preghiamo anche stasera per coloro che soffrono nel mondo intero, perché sentano la presenza del Signore. E noi che diciamo di essere cristiani, discepoli di Cristo, fa che abbiamo il coraggio di alzare la nostra voce per i cristiani che soffrono nel mondo. Non chiudiamoci nelle nostre case dicendo: io non sono perseguitato, io non soffro, cosa me ne importa per quei cristiani in Somalia, Pakistan, eccetera. Ci sono tanti fratelli e sorelle tra di noi, sono discepoli di Cristo. E da noi aspettano la testimonianza. Dov'è tuo padre? Dov'è tua madre? Vecchio, vecchietta. Muore da solo. Hai dimenticato l'amore che ti ha donato, le notti che non ha dormito. Tu ti soddisfi con un incontro mensile e null'altro. Non devono essere necessariamente padre e madre, ma può essere un povero in cui dobbiamo riconoscere il Figlio di Dio, come lo sapeva riconoscere Santa Madre Teresa di Calcutta, non guardando
né la fede, né la nazione, né il colore della pelle, ma ha mirato molti, era la luce nel suo tempo. E il suo esempio della discepola seguono tante ragazze del suo ordine e anche tanti ragazzi. Ciascuno di noi deve testimoniare e siamo invitati a farlo. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Testimoniate con la vita e state attenti. Guardatevi bene dal lievito dei farisei e rispettate il Padre Celeste perché un giorno possa accettarvi nella sua casa eterna. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al nostro Padre Celeste. Oce. Padre, fa che i cristiani interi conoscano e accettino il proprio amico, preghiamo. Dai, Oce. Padre, fa che ti crediamo sempre come il nostro progenitore Abramo, preghiamo. Dona a tutti gli uomini, o Padre, di essere partecipi della tua gloria, preghiamo. Tranquillizza, o Padre, le anime angosciate che soffrono a causa del loro passato e rivela loro la tua misericordia, preghiamo. Dona la pace eterna ai nostri defunti, preghiamo. Padre Santo, accetta le nostre preghiere esaudiscile per il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.